Il periodo del lockdown è stato, come lo è stato per tutti, scioccante. Sicuramente i bambini hanno sofferto di questo isolamento, ok? Perché mettiamoci nell'ottica di un bambino che vive una struttura e quindi una routine quotidiana, uno spazio per diverse ore al giorno, perché molti di loro vivono questo spazio dalle 8 la mattina alle 18 la sera, quindi passano veramente gran parte della giornata qui. Si sono ritrovati catapultati in una realtà che li ha trovati, che era comunque spoglia di quelle che erano le routine, i passaggi, le dovute, cure e esperienze anche, no? Così Lisa Ringressi, tata e responsabile dell'asilo nido privato Piccole Canaglie di Santonuovo, frazione di Quarrata, ci racconta i difficili mesi del lockdown per la struttura educativa e per i piccoli che la frequentano. Una fascia, quella 0-3, di cui tra mille decreti, restrizioni e paure, in questi mesi, dal lockdown in poi, si è ben poco parlato. C'era la paura di non potercela fare. C'è stata veramente tanto il terrore di non poter rivedere quella che era la nostra quotidianità, di non rivedere i bambini, di rimanere comunque senza una struttura educativa importante. Per questo voglio spendere una parola di ringraziamento al Comune di Quarrata, che non ha fatto solamente per il comunale. Ha, come da sempre, e questo veramente mi sento di ringraziarlo, come da sempre sostenuto anche a livello economico i servizi privati. E anche per i più piccolini e per le educatrici in primis, tante cose sono cambiate nel vissuto quotidiano del nido. In questo momento non ci può essere quel rapporto che di solito c'è di scambio, di accoglienza e quindi un vedersi anche, un sentirsi parte di uno spazio. Tornerà alla normalità, insomma, si spera quanto prima.